Ragazzi, oggi vi vorrei far vedere un sistema molto semplice per realizzare un dispositivo che mi consenta di tenere le bevande un po' più al fresco quando siamo o sotto l'ombrellone o quando siamo a prendere il sole nel giardino di casa. Allora, in pratica io cosa ho fatto? Ho scelto direttamente un cilindro in legno che sia di una grandezza sufficiente per contenere bottigliette d'acqua, succhi di frutta che hanno delle forme leggermente più larghe o anche delle piccole bottigliette di birra. Ecco, queste sono praticamente molto 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 piccole e c'è la possibilità di poterle inserire senza grossi problemi. Noi andremo a utilizzare oggi semplicemente dei dispositivi che sono a una via di mezzo tra polistirolo e gomma piuma. È un prodotto, diciamo, composito, non mi ricordo il nome, comunque è molto flessibile e ci consente di poterlo lavorare in modo tale da metterlo sia all'interno sia all'esterno di questo cilindro. Chiaramente con più protezione mettiamo e più l'isolamento sarà elevato. Sulla base interna metterò un dischetto che ho già diciamo intagliato del diametro di 8,5 e lo andremo ad applicare appunto sul fondo del cilindro, così da creare anche un isolamento termico sulla base. Ok, quindi adesso abbiamo realizzato il nostro, diciamo, isolante interno, che in questo caso va bene soltanto per la bottiglietta di birra e forse quella dell'acqua. Come vedete, cioè, entra un po' a fatica perché comunque lo spessore è abbastanza elevato. E per congiungere i due punti utilizzerò della colla caldo che andrà a unire perfettamente le due estremità. Per aiutarmi utilizzerò anche degli elastici in modo tale che le parti vadano a combaciare perfettamente e poi andremo a realizzare la parte esterna. Per la parte esterna utilizzerò invece uno strato più alto, quindi abbiamo uno spessore di 1 cm. In questo caso non farò altro che appoggiare il mio cilindro all'interno dell'isolante rosa e poi lo andrò, diciamo, a attorniare andando a segnare esattamente qua sotto in corrispondenza delle due parti dove si uniscono il margine per fare il taglio che verrà eseguito per tutta la lunghezza. Anche qui andrò poi ad abbinare le due estremità in modo tale che stiano perfettamente unite. Ok. Diciamo che il supporto all'isolante interno è finito. Se io ci vado ad applicare la bottiglia, questa scompare per intero ed è per questo che ho lasciato un margine più alto. E adesso andrò a ricavare, cercando di trovare una misura adeguata tra altezza e circonferenza con questo isolante esterno. Questo isolante esterno servirà solo da cappuccio che andrà a calzare sul nostro cilindro di legno. Sulla base poi andrò ad applicare una base sempre con il materiale, diciamo, alto 1 cm, che sarà ovviamente più larga in modo tale che la circonferenza esterna creata con questo pannello appoggi sulla base esterna che ho ricavato, senza andare, diciamo, a toccare per terra. Bene, ragazzi, come vi ho fatto vedere, siamo arrivati alla parte finale del video. Ho praticamente ricavato sulle parti più esterne e in alto questi due forellini dove ho applicato una cordicella che mi servirà per, diciamo, tirare, diciamo, tutto il cilindro di legno che sta a supporto della bibita che andremo ad inserire rispetto al cilindro che andrà a fare da copertura. Quindi
Questo sistema è soltanto per facilitare un po' le operazioni di estrazione della bevanda. Come vedete, io diciamo per una bottiglia da 33 cl di birra utilizzo anche la copertura interna così da creare maggior isolamento termico. Vado a coprire il tutto con l'isolante esterno e nel momento in cui dovrò andare ad estrarre la mia bibita, basta soltanto tenere la cordicella affinché con la mano destra io possa sfilare agevolmente il coperchio e poi andare ad estrarre la bevanda. Per bevande più, diciamo, più spesse o comunque più larghe di diametro, sarà necessario rimuovere la protezione interna e andare ad alloggiare direttamente la bevanda all'interno del cilindro di legno. In questo caso ci sarà un isolamento che sarà leggermente inferiore. Però il principio poi di estrazione sarà lo stesso. Come vedete, il tutto è molto semplice e direi che anche per oggi il video è riuscito. E quindi per me è un ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.